Maestro, a Cagliari dal 2019, il suo incarico sì. È datato 2019, poi c'è stato il Covid che ha messo in ginocchio il mondo e diciamo che da circa un anno a questa parte riesce a svolgere appieno il suo ruolo. Come va qui in Sardegna, come va a Cagliari al vertice di quella che è ritenuta a pieno titolo la fabbrica della cultura più importante della Sardegna? Sicuramente siamo una realtà molto importante perché raggiungiamo i 300 dipendenti nei momenti in cui si viaggia a pieno regime e ne abbiamo 260 circa stabili e qui a tempo indeterminato. Che è una cifra di tutto rispetto. Direi di sì, eccetera. Quindi forniamo il nostro servizio culturale alla Sardegna e all'Italia, ovviamente con un'attività che, come giustamente dice lei, è stata un po', ha avuto qualche difficoltà sicuramente come per tutti nel Covid e che oggettivamente sì, almeno dal 2023 è tornata forse a pieno regime, no? Ma ancora nel 22 ancora abbiamo avuto dei problemi, però adesso siamo tornati alla normalità. Alla normalità, ecco, la macchina sta viaggiando, insomma. La macchina non si è mai fermata. Non si è mai fermata. Non si è mai fermata, tra l'altro noi siamo il teatro che è stato fermo per meno tempo, siamo ripartiti immediatamente con attività di streaming, attività, diciamo, tutte quelle attività possibili e quindi abbiamo fatto pochissima cassa integrazione, siamo un teatro che ha lavorato pressoché ininterrottamente, anche se ovviamente con le limitazioni che il Covid prevedeva, no? Con il distanziamento, no? la creazione di strutture che consentivano di evitare il contatto diretto, esattamente, quindi la costruzione di cabine per gli strumenti a fiato. È stato faticoso, sì, abbiamo costruito nella platea una grande, avevamo messo l'orchestra in platea praticamente, smontate tutte le poltroncine, una buona quota di poltrone della platea e costruita una piattaforma sulla quale si poteva tenere tutta l'orchestra ma a distanze maggiori che quindi diciamo per poter garantire la sicurezza dei lavoratori. Gli spazi non mancano, c'è anche il nuovo teatro. Adesso abbiamo finalmente, è stato inaugurato dopo di 18 anni, da quando avrebbe dovuto essere inaugurato, e diciamo alla maggiore età finalmente è stato inaugurato questo teatro Carmen Melis, dedicato a una figura importante, questo soprano sardo che meritava sicuramente di avere uno spazio come un teatro come questo, appunto dedicato al suo nome. Lei è abruzzese, ma vi diceva sì. Romano d'adozione, tanto che sì, a Roma ha studiato, ha sì, fatto io, la sua sì. carriera professionale, è stato direttore artistico del Teatro dell'Opera di Roma. È vero. Quanto la sua esperienza è importante per questo ruolo di sovrintendente? Il ruolo del sovrintendente è un ruolo complesso perché... Ce lo spieghi, cosa fa sì, il sovrintendente? Sì, è molto complesso perché... È un manager, Sì, sicuramente è un manager, anche se è un manager molto peculiare, nel senso che deve conoscere perfettamente questa macchina che è il teatro e che diciamo ha dei modus operandi particolari. Il teatro è qualcosa di particolare, bisogna conoscerlo. Molto complesso, quindi, anche dei meccanismi. Esattamente, ha dei meccanismi particolari, ha tanti rapporti, ha tanti contratti di lavoro, per esempio, quindi diverse tipologie di lavoratori. Tante figure avete qui, dal musicista, allo scenografo, costumisti, macchinisti, elettricisti, c'è tecnici e poi tutto il personale amministrativo. Quindi diciamo c'è una varietà di figure che richiede appunto anche una varietà di tipi di relazione, ecco questo. E comunque appunto il funzionamento del teatro è un funzionamento complesso perché ovviamente è necessario conoscerlo dall'interno, il che è possibile se diciamo si viene da una figura professionale interna. Io faccio il direttore d'orchestra, quindi conosco i teatri come funzionano dal punto di vista diciamo dell'artista. E poi c'è tutto il funzionamento invece pratico, che è quello
dell'organizzazione, della produzione, dell'attività, il palcoscenico. Uno non immagina il palcoscenico, qualche complessità che c'è, perché sono tutti tecnici e bisogna riuscire tante figure che si muovono insieme e si intersecano. Esattamente, sono tante. Nei momenti in cui coordinarli anche, no? Esattamente, esattamente. Quindi ci sono i responsabili dei vari settori, ovviamente, però è una realtà particolare, diciamo, quella del teatro. È faticoso fare il sovrintendente, è bello, faticoso. È bellissimo, però, beh, certo, è faticoso perché è totalizzante. Questa a Cagliari 5 giorni su 7. Praticamente. Quindi magna parte del suo tempo è dedicata al Teatro Lirico di Cagliari. Sì, no, certo, io sto qui, a volte non sto tutta la settimana, ovviamente, diciamo, e poi soprattutto sto 10, 12, 14 ore al giorno in teatro, quindi questo è una, diciamo, anche perché è necessario, perché magari al mattino c'è una prova, al pomeriggio c'è, oppure la mattina c'è il lavoro, diciamo, di routine, firme, autorizzazioni, sì, eccetera, incontri, ovviamente, riunioni, esattamente, poi, diciamo, magari c'è il pomeriggio, c'è una prova, la sera ce n'è un'altra, la mattina oppure c'è contemporaneamente un'altra prova, la sera c'è spettacolo, quindi si finisce per stare in teatro dalla mattina fino alla sera. Quindi l'intera giornata del sovrintendente è dedicata al teatro, allo spettacolo. Al teatro, è totalizzante, sì, sicuramente. È sicuramente totalizzante, però lo facciamo con molto piacere. Insomma, certo, no. è naturale, così è una cosa, un lavoro bellissimo. Lei ha anche una grande esperienza televisiva per Rai International, realizzato... Radiofonica. Ah, radiofonica. No, io ho anche un'esperienza televisiva perché ho diretto una trasmissione televisiva che si chiamava Mettiamoci all'opera. Che era un talent, come vengono chiamati oggi, di cantanti, di giovani cantanti d'opera. Su Rai 1 ha avuto un grande successo e poi per quelle cose non si è più fatta, per quei misteriosi, quelle misteriose motivazioni che presiedono alla realtà. Poi la RAI è un particolare, diciamo. Eh beh, certo, è un'entità particolarmente complessa. Sì, molto complessa, più complessa anche di un teatro, sicuramente. Credo di sì, credo proprio di sì. Ha avuto modo di lavorare. Chi sono stati i suoi maestri? Diciamo dal punto di vista della sovrintendenza, la intende, o della mia formazione musicale? Anche della formazione musicale, senso, poi la sovrintendenza. Esatto, allora, la formazione musicale, vabbè, io ho studiato al Conservatorio di Santa Cecilia e quindi ho avuto la fortuna di avere contatto con alcuni ultimi grandi docenti, no? Come, che so, Armando Renzi, Antonio Ferdinandi, sono nomi mitici quasi, erano già molto anziani quando ci studiavo io, quindi sono venuti a mancare già da parecchi anni. Questo per quanto riguarda la composizione. Poi ho studiato con il maestro Luigi Andrea Gigante, che è stato direttore del Conservatorio di Trieste, che era una persona straordinaria perché parlava 12 lingue, lui diceva 11 e mezza perché dell'egiziano aveva solo la conversazione, sì, ecco, ho detto questo. È uno che aveva 5 lauree, un numero di diplomi musicali impressionanti che aveva preso in Italia, replicati in Germania e replicati in Russia, aveva studiato in Russia in epoca, così, era una figura assolutamente straordinaria, non so se sia ancora in vita, so che era del 33 come anno di quindi avrebbe 91 anni. Chissà se... Maestri anche di vita, oltre che... Sicuramente, una persona di cultura straordinaria, quindi è un modello di riferimento. Questo per quanto riguarda gli studi musicali, diciamo, essenzialmente. Io mi sono interessato subito di argomenti di carattere giuridico relativi all'ambiente nel quale operavo, cioè nell'ambiente musicale, quindi questo mi ha dato una conoscenza di normative che mi ha consentito poi di essere nominato a suo tempo al consiglio di amministrazione del Teatro dell'Opera di Roma, che c'era sindaco, allora era sindaco Rutelli. Rutelli. E poi sono stato insieme anche al sindaco Veltroni. Ah, ecco qui i due esponenti. Che è stato successivo a cosa. Quindi diciamo lì è stata una grande palestra, perché il Teatro dell'Opera di Roma è un teatro diciamo grande, all'epoca aveva 635 dipendenti e da pianta organica. Quindi, diciamo, molto complesso, articolato. Molto complesso, dinamiche difficili, ovviamente, va bene, ma tutti i teatri sono complessi, tutti i teatri hanno delle dinamiche
delle dinamiche difficili, proprio perché sono tanti dipendenti, perché sono dipendenti che hanno funzioni diverse e quindi questo innesca delle dialettiche particolari, diciamo. Com'è il clima qui a Cagliari? Come io da quando seguo cose del teatro c'è sempre stato un po' di fermento normale, fisiologico. È assolutamente fisiologico, è normale che ci sia. Strano se non ci fosse. Sarebbe strano se non ci fosse, corrisponde appunto a questa dialettica che c'è all'interno delle giuste richieste dei lavoratori e anche un po' la necessità di capire quali sono i rapporti con la direzione, nel senso che in realtà questa è un'azienda, però non ha le stesse dinamiche che può avere un'azienda che fa utili, nel senso che noi facciamo un servizio culturale, quindi è complesso, diciamo che la cosa è... Lei come se fosse l'amministratore delegato, il presidente. Esattamente, io sono delegato. Il gestore unico di legge della cosa, eccetera, però non sono il proprietario, capisci? Sono un dipendente del teatro e il mio interesse è far funzionare il teatro al meglio, quindi fornire questo benedetto servizio culturale, ma al tempo stesso anche gratificare i lavoratori, nel senso di consentirne una crescita personale, economica, professionale e tutto quanto, diciamo. No. Ricordiamo che un ruolo fondamentale per quanto riguarda i contributi lo svolge la Regione, mi diceva, certamente, il Ministero e il Comune di Cagliari. Certamente. Il vostro bilancio magna pars. Insomma, questo è il bilancio, questo è essenzialmente il bilancio, è composto da questi, da una quota della Regione, una quota più o meno corrispondente, solo leggerissimamente più elevata da parte del Ministero, e una quota più contenuta da parte del Comune, che però ci fornisce la disponibilità degli spazi, che quindi ha un valore ovviamente rilevante. Come va il conto economico? Come va? Benissimo, noi abbiamo il bilancio in pareggio, abbiamo come previsto dalla legge, abbiamo ricostituito il patrimonio che aveva avuto delle difficoltà nei bilanci precedenti, quindi diciamo dal punto di vista del bilancio siamo perfettamente a posto, diciamo. Poi ecco, adesso abbiamo avuto anche questa bella notizia che abbiamo assunto 37 persone, diciamo, abbiamo fatto... Non è poco, insomma. Non è poco, no, abbiamo espletato tutta una serie di procedure concorsuali che ci hanno fatto assumere appunto 37 persone, ne dobbiamo assumere ancora delle altre per completare la pianta organica, dovrebbero essere ancora forse poco meno di una decina di persone che quindi completeranno la pianta organica e finalmente andremo a regime così come previsto. In passato l'Ente Lirico di Cagliari ha vissuto dei momenti di grande splendore, ma anche di grandi costi, con un bilancio che veniva aggravato da debiti non purtroppo indifferenti. Sì, beh, la storia la città si divideva, chi era a favore di questo tipo di politica, insomma, che non stava lì a vedere le cifre, chi invece era spaventato da debiti. Beh, diciamo che sono abbiamo raggiunto decine di milioni di debiti. Sì. Ci sono state delle stagioni, ma non solo a Cagliari, ovunque, tutti i teatri. Era quel periodo? Diciamo, consideri che appunto dalla legge 800, parliamo della fine degli anni 60, la grande riforma è venuta nel 96 con la trasformazione delle fondazioni degli enti lirici, perché adesso non sono più enti lirici, adesso sono fondazioni lirico-sinfoniche, quindi c'era questa volontà proprio di riuscire a trovare, diciamo, con questa trasformazione a un regime privatistico, c'era la volontà appunto di trovare anche dei nuovi equilibri, soprattutto trovando nuove risorse. Questo non ha funzionato sinceramente, perché solo alcuni teatri hanno trovato queste risorse. Cagliari ha qualche privato? Sì, Cagliari ha un contributo della Fondazione Banco di Sardegna. Fondazione Banco di Sardegna. Sì. Però voglio dire, i grandi contributi ce l'hanno la Scala, che c'ha quasi, non so con precisione, ma...
parecchie decine di milioni di euro di contributi da parte dei grandi gruppi. Esatto, esattamente, esattamente. C'è la Santa Cecilia, che è il più importante ente musicale, diciamo, sinfonico, perché noi siamo fondazioni lirico sinfoniche, perché c'è Santa Cecilia, che è una fondazione essenzialmente sinfonica, no? Non ha un teatro, fanno solo concerti. Quindi questo ha rappresentato un primo passo. Poi ci sono stati altri interventi legislativi con le leggi che hanno portato appunto a cercare di risanare, perché prima c'è stato per anni un costume del piedi lista, cioè quello che spendo a fine anno te lo ridò, e adesso questo è impensabile, perché porta a massimizzare la spesa, il che ovviamente non è certo un procedimento virtuoso. Adesso invece dobbiamo rispettare, stare attenti ai conti, insomma, non è certo, bisogna presentare dei bilanci in pareggio, cioè fare di necessità virtù talvolta, però ci si riesce, insomma. Sì, assolutamente sì, basta voler agire nella maniera più giusta, più corretta, cercando di equilibrare le esigenze da tutte le direzioni e riuscire a mantenere la barra del timone nella direzione giusta. Giusta. Il botteghino vi dà sempre soddisfazioni? Il botteghino ci sta dando delle grandi soddisfazioni. Adesso abbiamo fatto Bohème, abbiamo fatto il sold out e tutte le recite. C'è un particolare impegno da parte mia e dei miei collaboratori in questa direzione, nel senso che proprio dopo il Covid c'è stato per tutti un crollo delle presenze, quindi lavoriamo costantemente proprio in questa direzione, sul fronte del pubblico dell'opera. Abbiamo fatto un grande recupero, abbiamo avuto dei risultati assolutamente straordinari e soddisfacenti già con la Traviata. Abbiamo fatto 14.000 spettatori, un record assoluto. E con Carmen successivamente, e poi abbiamo avuto il Lago dei Cigni con il balletto della Scala, lo stesso, sempre tutto esaurito. E è andato molto bene anche Mefistofele, che era un'opera che qui mancava da 70 anni, quindi praticamente sconosciuta ai più, opera bellissima, e ha avuto praticamente quasi pieno tutte le recite, molto al di sopra delle aspettative. E infine con Bohème nei giorni scorsi, che è avuto proprio sold out, non c'era un biglietto, tutte le recite erano pienissime. E questa è rientrata appunto in una politica di ricerca di un nuovo pubblico, perché questo è importante. Se i teatri vogliono vivere, devono riuscire a trovare il nuovo pubblico, perché altrimenti rimane un po' un pubblico cristallizzato. L'opera è un po' vista come una cosa particolare, una cosa anche molti giovani stanno avvenendo. Invece stanno aumentando. Noi abbiamo una fascia di giovani che ci segue su Instagram, tipo il 45% tra i 18 e i 36 anni, quindi questa è una soddisfazione particolare. Abbiamo avviato delle partnership importanti con il Cagliari Calcio, ad esempio. Abbiamo dei calciatori che vengono sempre, si sono appassionati. Nel foyer avete attrezzato? Sì, a quello proprio sì. No, ma vengono a vedere gli spettacli. Vengono a vedere gli spettacoli, si vogliono fanno gli abbonamenti. C'è un fervore da questo punto di vista. Noi ne siamo lieti, perché questo dimostra che il teatro, se va avanti da 400 anni, perché l'opera, diciamo, si fa risalire ipoteticamente al 595, quando con la Daphne di Jacopo Peri e Ottaviano Rinuccini, quindi stiamo parlando di 429 anni. Se l'opera c'ha 429 anni, vuol dire che proponeva qualcosa di interessante. Il problema è riuscire a trovare gli strumenti per entrare in questo spettacolo, che è uno spettacolo assolutamente straordinario. Quindi, importante anche nel quadro di una Sardegna turistica il vostro ruolo sul fronte del turismo culturale. Certo. Con la vostra offerta, anche d'estate, siete itineranti. Certo, sì, infatti noi abbiamo proposto Carmen, che è un titolo più popolare, proprio nel periodo di giugno dell'anno scorso, proprio perché così c'era anche la possibilità di far usufruire degli spettacoli ai tanti turisti che, diciamo, sono presenti in regione. Poi abbiamo un'attività decentrata che copre tutto l'anno. Abbiamo fatto concerti all'aperto qui nel Parco della Musica, diciamo, le iniziative non mancano, ovviamente. L'anno scorso abbiamo fatto mi sembra più di 40 concerti in decentramento, cioè fuori dal teatro. Fuori dal teatro.
ma è anche a Cagliari accorrono gli appassionati oltre Tirreno. Naturalmente, piano piano stiamo recuperando e riaumentando progressivamente gli abbonati, questo è normale. Si deve considerare che c'è stata che la pausa da Covid è stata esiziale per molti aspetti, perché appunto ha determinato, addirittura la Scala disse, Meyer ha detto che il 7% degli abbonati alla Scala erano morti. In due anni, sì, quindi magari è successo così anche in Sardegna. È successo ovunque questo. Quindi, cioè, infatti tutti i teatri hanno trovato difficoltà e poi c'è stato un cambio di pubblico. Allora, c'è una rinascita dell'attenzione per gli spettacoli d'opera e c'è una maggiore difficoltà sugli spettacoli di attività concertistica. Per tutti, tutti quanti stanno lavorando ovviamente per cercare di sanare questa difficoltà, insomma, per cercare di tornare a una normalità e di rincrementare l'attenzione per questi tipi di spettacoli. Nella sua agenda ci sono delle priorità, in particolar modo che nei prossimi mesi intende raggiungere, degli obiettivi da centrare? Beh, diciamo sì, sicuramente adesso abbiamo un problema che è quello della risoluzione del problema dei precari, nel senso che risoluzione forse è una parola grossa, però diciamo, siccome purtroppo nel passato, negli anni del passato, intendo fino a 20 anni fa, quando io non, diciamo, da 20 anni ancora non ero nato, diciamo, diciamo, chiaramente si è creata un numero di precari notevoli, cioè di persone che hanno lavorato per il teatro ma non sono riuscite ad avere i collaboratori stabilmente lavorano per il teatro. Ora, in parte appunto abbiamo parzialmente sanato questo problema con queste assunzioni che ci sono state, che sono state consentite da una legge, appunto la legge cosiddetta Bonisoli, che consentiva di bandire dei concorsi riservati per chi aveva un'età, però naturalmente in tanti sono rimasti fuori, quindi stiamo lavorando con le organizzazioni sindacali per trovare una soluzione per il futuro, per, diciamo, riuscire a dare una possibilità di lavoro certa anche ad altre persone. Naturalmente questo nel limite delle nostre competenze, perché no, non è che possiamo assumere così in maniera sarebbe bellissimo, ma non possiamo farlo. Lo vorrebbe fare, vorrebbe raddoppiare anche il numero di dipendenti del lirico, ma poi salta tutto. Se si potesse fare sarei lieto, però. anche i conti saltano. Esatto. Poi. A proposito dei conti, il bilancio del lirico mi diceva intorno, abbiamo 8 milioni, 8-9 milioni dalla regione, 8-9 milioni dal ministero. Abbiamo 8 milioni e 2 dal ministero, 2 milioni e dispari, adesso non ricordo con precisione, comunque sono tutti dati pubblici, sono nel sito, pubblici. Insomma, basta andare sul sito, c'è tutto, è tutto per legge, è tutto chiaro, è tutto alla luce del sole. Il sole sente una certa responsabilità sulle sue spalle. Eh beh, certo, perché la responsabilità è grande, nel senso che c'è l'attenzione a fare le cose nel rispetto assoluto delle norme, perché poi la normativa in Italia è anche molto complessa, quindi è facilissimo potersi trovare in una situazione di difficoltà. Quindi, diciamo, però siamo attenti, dei collaboratori alla prima linea di capaci, ovviamente, di certo. Collaboratori che sono certo, si non lavora tutti i giorni. Il sovrintendente coordina, ma ci vogliono tante capacità diverse che consentano appunto di mandare avanti la macchina che lavora su tanti aspetti, no? Sugli aspetti pratici, organizzativi, amministrativi, no? Il personale, cioè, potete immaginare quante difficoltà ci siano. È una grande azienda. Cosa, per chiudere, maestro, cosa auspica per il Teatro di Cagliari? Beh, io auspico che continui a crescere, cioè che riesca, intanto dal punto di vista, diciamo, della proposta artistica, riesca a fornire una proposta diversificata, attenta come ha fornito fino adesso. Tra l'altro il Teatro di Cagliari ha una tradizione che è quella di proporre un titolo d'opera nell'inaugurazione, che è un titolo raro, un titolo magari desueto, il che ci concentra l'attenzione di un pubblico diverso, di un pubblico internazionale.
nazionale o quantomeno l'attenzione anche magari mediatica, oltre che ovviamente ci auguriamo anche personale di chi viene in Sardegna a vedere certi spettacoli che abbiamo proposto, e quindi questo ci dà una particolare visibilità. Posso auspicare di riuscire ad aumentare nei limiti di quella che è anche, bisogna considerare anche quello che è il bacino di utenza, poi, no? Nel senso che siamo pochi. Esatto, esattamente, non è difficile aumentare, sarebbe bellissimo aumentare tantissimo la produzione, ma è limitato da alcuni aspetti, diciamo, di quello che è oggettivamente l'utenza. Possiamo aumentare, diciamo, portando sul territorio, aumentare possiamo aumentare il pubblico che può frequentare il teatro. Ecco, questo è il vero obiettivo, cioè l'aumento, esatto, far diventare il teatro sempre più centrale nella vita e nella cultura di tutta la Sardegna. Grazie maestro, buon lavoro. Grazie e buon lavoro a voi.